circa un paio d'ore. In pratica il comandante ha detto che saremmo atterrati al Cairo. Questo, no? All'inizio non ci hanno detto perché ci hanno detto un guasto tecnico. Dopo circa 40 minuti in cui abbiamo sorvolato il Cairo siamo atterrati e dopo che siamo atterrati abbiamo visto che c'era una crepa sul parabrezza, quindi abbiamo pensato che fosse quello la motivazione, però non ci hanno detto niente di definitivo. Però il volo, avevate avuto un contraccolpo, diciamo? Sì, abbiamo avuto delle turbolenze, tra virgolette, soprattutto nella fase di atterraggio, però per il momento siamo vivi. Ma abbastanza, sì, quindi okay. Eravamo a Dio. Purtroppo eravamo a bordo di questo volo diretto dal Sharm a Napoli, all'improvviso uno scoppio e non abbiamo capito che cosa poteva essere. Poi ci hanno riferito che era uno stone di uccelli in un parabrezza, abbiamo anche delle foto che dimostrano il fatto. E dei frammenti hanno colpito il motore e abbiamo dovuto fare un atterraggio di emergenza al Cairo. 4 ore di attesa e siamo ripartiti con un nuovo aereo in perfette condizioni. Lo spavento è stato tanto, ma per i bambini che piangevano è stata una cosa bruttissima. Fortuna che siamo sani e salvi. Gerardo. È stato una cosa, cioè, da paura. Improvvisamente l'aereo non si è capito più niente. Da una stupidaggine si è trasformata poi in una tragedia, perché praticamente ci siamo messi tutti paura. Era stata una cosa che stava cadendo l'aereo. Sì, è perché giustamente mentre stavamo normali nell'aereo comunque ha iniziato a fare manovre e non si potevano spiegare. Che è successo in quei momenti a voi? No, in quei momenti avevamo avuto un po' di paura, giustamente, perché giustamente vedere un aereo che comunque fa delle manovre un po' particolari non è. Anche perché l'ho preso per la prima volta, non sapendo comunque che è stata già. Comunque è stata una brutta esperienza. L'aereo nuovo, non so, buone prove! Questi aerei vecchi li devono togliere da mezzo, solo aerei nuovi. Che succede? Abbiamo avuto un problema con il motore e poi c'è stata anche una rottura del vetro anteriore. E il pilota, fortunatamente, è stato anche bravo a non farci spaventare a tutti, però con la manovra noi ci siamo spaventati e fortunatamente siamo tutti. Rumori, vetri rotti? No, rumori, solo le manovre sono state brutte, ci siamo spaventati tantissimo. Ah? Abbastanza, siamo solo spaventati, ringraziamo Dio che siamo qua. Al Cairo senza farci uscire, dice che si era bloccato il motore, avevano beccato degli uccelli. Però le condizioni in cui ci hanno tenuto, senza acqua, senza mangiare, senza. Veramente sono state disumane, veramente disumane. Abbiamo tremato perché comunque l'aereo si muoveva, c'era turbolenza, è stato brutto, brutto, brutto.